Il San Nicolò non va oltre il pari al Bonolis contro la Cenerentola Vispesaro, che a sua volta con il punto strappato in terra brutina lascia l'ultimo posto nuovamente al Celano, battuto a domicilio. Una partita che aumenta la lunga sequela di rimpianti stagionali della squadra di Epifani, anche se la prestazione sannicolese non è stata particolarmente eccelsa. Squalificato Micolucci, c'è De Santis in difesa, solo panchina per gli acciaccati Iaboni e Mbogi, Valim, Moretti e Chiacchiarelli a sostegno di Bartolini. Nella Vispesaro il neotecnico Ceccarini lascia in panchina Zanigni ed Evacuo e si affida in avanti a De Iulis e alle scorribande di Bugaro. La cronaca: al sesto ci prova Chiacchiarelli dal limite, palla di un niente sul fondo. Al 22esimo ghiotta occasione per il Vissino Rossoni, che riceve un cross da sinistra e calcia all'altezza del dischetto, palla svirgolata che finisce sul fondo. 24esimo ancora San Nicolò con un colpo di testa di Bartolini, fuori. Alla mezz'ora occasionissima per la squadra di casa, Moretti crossa dalla destra, imperioso lo stacco di Bartolini, ma la traversa dice no. Al 34esimo Bugaro ha una buona occasione sotto porta, ma deve fare i conti con il Digifico. 38esimo, primo cambio forzato per il San Nicolò, Bartolini subisce un pestone e deve lasciare il campo a Iaboni. 43esimo, Valim dal limite con la palla che sfiora il palo alla sinistra di Teodorani. Il San Nicolò riprende i suoi assalti nella ripresa, sfiora l'Eurogol Chiacchiarelli, cross di Moretti e botta al volo dell'esterno sannicolese, fuori. Ci prova dalla distanza Iaboni al quinto minuto, palla alta di poco. All'ottavo Moretti si invola verso l'area avversaria, ma Teodorani è attento. All'undicesimo il vantaggio meritato per la squadra di casa, spiovente dalla sinistra, tocco di Iaboni che smarca Moretti e il numero 10 biancazzurro a tu per tu con Teodorani non perdona. 1-0 e terza rete stagionale per l'attaccante di casa. Ma dopo 8 minuti la doccia fredda con il pareggio della Vispesaro. De Iulis entra in area, contatto con Gabrieli, per l'arbitro è calcio di rigore dagli 11 metri. Bugaro con il sinistro spiazza Digifico. 1-1. Al 21esimo Moretti, ben servito, entra in area e viene steso, ma per l'arbitro non è calcio di rigore, anzi ammonisce per simulazione l'attaccante di casa. E dopo altri 8 minuti, doccia gelata per il San Nicolò con Lino Petrogno che incassa il secondo giallo di giornata e viene mandato anzitempo sotto la doccia. La gara non regala altri sussulti e così va agli archivi sull'1-1. Secondo me è un risultato importantissimo perché ci permette anche di cominciare una serie che speriamo sia positiva. Ho visto una Vispesaro abbastanza aggressiva, abbastanza in palla, forse ho visto San Nicolò Matelli che mi è sembrato che abbia giocato un pochino di più. Oggi noi siamo stati bravi ad andare ad attaccarli e siamo riusciti a fare una discreta partita, anche proponendoci delle volte in fase offensiva con dei traversoni che ancora facciamo fatica a chiudere. Però è importante che ci siamo arrivati più volte. Ma sono arrabbiato perché sapevo che questa partita era difficile, è una squadra che ti fa giocare male, e poi una squadra quando lotta per salvarsi sono squadre pericolosissime da incontrare, però credo che la squadra anche oggi ha creato le sue palle gol, e poi se devo parlare dell'arbitro oggi potrei dire cose che non posso dire. L'avete visto tutti, penso che l'arbitraggio è stato un pochettino a sfavore nostro, perché oggi per l'ennesima volta credo che c'è un rigore non clamoroso ma di più, ma l'andamento della partita, ogni piccolo fallo era sempre il contrario, fischiava, c'erano delle ammunizioni per loro, non l'ha mai fatte, quindi credo che sono dispiaciuto perché lavoriamo dalla mattina alla sera. E credo che questa squadra si sta dando veramente grandi risposte, sta facendo un grande campionato e forse delle volte non è soltanto colpa nostra quando magari portiamo a casa un pareggio, quando oggi la squadra doveva vincere perché meritava di vincere.